Io non ho intenzione di cambiare religione, che mi trovo bene con quella che sono, ma voglio fare testimone di Genova, di Palermo, niente. Arrivederci, signora, ma chi ci fa se Genova e Palermo? Io odio, sono signora! Sì. Ma che sei mio, Arrisi mio, tu chi sei bello? Ci vai, ci vai. Signora! Signora, mi deve perdonare, eh? Mi deve perdonare se deve parlare. Sì, va bene, la perdono, ora voglio più questo perdono, perché signora, ma te ce la spacco dai corna. Signora, io sono Michele Califano, sono un amico di suo marito Arturo, ci aveva appuntamento qua con lui, ci avevo. Ah! Lei è Michele! Visto che ci siamo arrivati. Mio marito Arturo me l'ha detto che doveva venire. Ha visto? Però c'è un problema. Cioè? Che mio marito Arturo all'improvviso se n'è andato. Come all'improvviso se n'è andato? Ma voglio mettere che ci stava benissimo, stavamo respirando, come è stato? Lo sai che capita? La figlia che improvviso se n'è andato. Ma tu non ci hai lasciati per sempre! Ma tu sei morto! Ma tu sei morto! Ma come? Ma tu sei morto? Ma la casa mia a darmi queste notizie! Chi è? Me l'ha detto lei, non l'ha detto il signore! Allora, me l'ha detto lei che all'improvviso te n'è andato? Io? E me l'ha detto? Applicare una commissione! Ah, ho capito. E allora ti faccio un osso e tu qua? Va bene! Lo dico, signora, se mi apre la porta magari lo posso aspettare qua, ma se non mi apre, che faccio io? Non lo aspetto qua. C'ha ragione, va bene la porta per entrare. Solo che mi deve dare il documento lei. Documento. Sì. Lei mi ha detto che è l'amico di Arturo. Sì. Ma a me mi assicura che lei è veramente l'amico di Arturo? Signora, io ce lo posso ammirare il documento, ma non è che non ha lasciato di sentire il servizio del suo amico di Arturo. Signora, ma che sto dicendo? Ma io non lo capite che in questa casa si usa così, se non vedo il documento non entra. Ma anche Carrabunera ce l'ha dato mai il documento tu? Forse non è anche ce l'ho. Ah no, ce l'ho. Dove è? Qua? Qua? Sì, oggi non c'è il film, domani. Grazie. Prego! Si accomoda! Grazie, signora. Prego. Facciti come se fosse a casa sua. No, signora. Prego. Signora, io. Prego, si accomoda. Signora, io volessi farsi, ma se lei mi mette il bastone fra le ruote, dico... lei c'ha le ruote presso i piedi? Ci dà, sì, è un modo di dire, è una metafora, signora! E si capisce che metafora! Fascista è tutto dentro! Prego, si accomoda! Ma come la precisa! Prego, si accomoda! Facessi come se fosse a casa sua, si accomoda! Grazie, signora! No! E ti sei bagnata! Scusa, signora! Dico, prego, si accomoda! Grazie, gentilissimo signora. No, proprio no! Ancora non ce l'ho passata. Ma io non capisco come mai lei ancora non si può accomodare. Che fa? Non si sente la sua famiglia, o la famiglia? Ma che cazzo di polizia che ce l'ho, grazie! Qual è il problema? No, io mi vorrei sentire... si accomoda, no? Grazie, signora. Che ci fa, gioco? Ma niente, signora, io a casa sembra così stare. Mi fa piacere. Signora, ascolti, io sono venuta, ci avevo appuntamento con suo marito Arturo, dico. Le posso offrire qualche cosa? Un caffè, un me, un tè, un me. Signora, io ci avevo appuntamento con Arturo. No, dico! E ora noi due qua, che cosa c'è di fare? Niente, signora, non c'è niente di fare, grazie, ma mi piace. No, dico... E ora, noi due qua, che cosa c'è di fare? Ma ce l'ho detto prima, signora, non c'è di fare niente, come ce lo devo dire? Io ero venuto perché c'è un appuntamento con suo marito Arturo, dico, no? Che... E allora che me ne soffo! Ho cominciato a mandare matare io, ma come ci porto la sua materia a mia casa? Senta, signora, io qualche giorno fa ho incontrato Arturo, amico mio carissimo, amico di infanzia, addirittura era un'altra scuola. Ah, non l'hai vista? No, 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 no
Come Arturo, tu vieni a casa, che cosa ne importa a me?
felici, eh? Io caffè, non ne hai felice! Scatebo! Scherzo! Ora lo fai il caffè, vero che lo fai il caffè, vero che lo fai il caffè! Ora basta loro! Ora basta! Non sapete niente! Non siete arrivati! Non ne voglio caffè! Non ne voglio! I caffè mi prende nel fondo! Non mi interessa! Non mi interessa niente! Ma devi andare in galera! Sì, me ne vai in galera, ma non mi interessa niente! India, sta storia la deve finire una volta per tutte! Non mi puoi rispondere così! Dorote! Perché tu? Dorote! Perché tu? Mori, Dorote! Mori! Arti! 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 Arti!
Ciò dici su Bauch? Che ciò dici su Bauch? No, 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 tesoro, non è vero che era qua. È vero, va bene, hai ragione. Hai ragione, tesoro mio, era qua, hai tutte le ragioni del mondo.